Mister Domizzi, la partita era cominciata nel migliore dei modi e poi cosa non ha funzionato? No, partita approcciata bene, ma secondo me tutto il primo tempo l'abbiamo impattato, approcciato bene, facendo le cose giuste, anche con una buona qualità, insomma, ricercando quello che avevamo preparato, avevamo creato i presupposti anche per poter fare un altro gol. E abbiamo sofferto un po' il loro impeto, 10-15 minuti all'inizio del secondo tempo, a cavallo del loro secondo gol, cosa che magari mi sarei aspettato di soffrire un po' più all'inizio della partita e non in quella fase. Lì abbiamo sofferto perché loro hanno qualità, hanno impatto, hanno presenza e ci poteva anche stare, però credo che tutto sommato la reazione è stata giusta perché a un certo punto ho chiesto ai ragazzi, alla squadra, un qualcosa anche di tattico che non conoscevano molto, costretti insomma dal risultato, dal dover recuperare e il fatto che siamo riusciti anche in emergenza tattica e con la Cremonese ormai molto schiacciata e bassa comunque a creare due gol importantissime con Mallamo, con Seba, mi sembra Musio che è l'ultimo, comunque è un buon segnale perché significa che si può e si deve lavorare anche su un qualcosa di diverso che poi serva per 20 minuti, un tempo, all'inizio partita lo vedremo stare facendo, ma ci possiamo e ci dobbiamo lavorare. Sì, in particolare nell'ultimo quarto d'ora il Pordenone le ha provate tutte. Sì, ma a quel punto era giusto, bisognava recuperare il risultato, quindi so che ho chiesto a chi era in campo una roba diversa da quella che erano sempre stati abituati a fare, però in quella circostanza ci stava, d'altronde eravamo sotto e dovevamo recuperare. Adesso in settimana abbiamo un po' più di tempo per lavorarci, sono soddisfatto che fisicamente secondo me hanno tenuto tutti molto bene, qualcuno ha recuperato quindi ci siamo, dai, andiamo avanti la nostra strada e andiamo. Come non bisognava esaltarsi, credo, dopo la vittoria con l'Entella, oggi una sconfitta che anche gli altri risultati sono stati molto favorevoli. Qual è il tuo messaggio, diciamo, generale alla squadra e all'ambiente? Ma no, ma i risultati favorevoli o sfavorevoli? Reggiano ha perso, l'Ascoli ha vinto, domani non sappiamo cosa fa il Cosenza. Io fortunatamente siamo nella posizione, nella condizione di poter guardare a noi stessi e fino a che saremo in questa condizione, giusto che guardiamo a noi stessi. Poi se ci sarà bisogno più avanti anche di sperare negli altri risultati, ci penseremo più avanti.